Riccardo Padovano torna a una delle feste più attese da tutti i pescaresi e non solo, dalla la festa di Sant'Andrea. Quali sono le novità per quest'anno? Le novità di quest'anno che siamo una cosa veramente la super organizzazione. La novità è la grande organizzazione che abbiamo fatto quest'anno per la festa Sant'Andrea. La prima è che facciamo, ritorniamo a fare i fuochi d'artificio sulla diga foranea. La seconda è la processione in mare, che quest'anno la barca la porta la famiglia della fam come si chiama? Marco? Famiglia di Giovanni. La famiglia di Giovanni, che la porta la motopesca Marco. L'imbarco sempre a Porta Nuova per questione di fondali. Speriamo che questi fondali sia l'inizio di una lunga, diciamo, travagliata vicenda legata al dragaggio. La terza cosa è che la sera del lunedì ci sarà una grande festa, tipo quella che ha fatto Amadeus a Verona, e cioè dalle ore 21 alle 24 ci sarà un festival di canzoni degli anni 90-2000, e quindi porteremo a ballare sulla piazza della Madonnina tutta la generazione che ha vissuto le giornate belle della disco music commerciale senza farci venire le idee strane. I fuochi d'artificio lunedì sera, la processione la mattina in mare con le barche, la sagra del pesce, il pesce fritto, vabbè, quelle che è. Come hai detto tu, la festa di Sant'Andrea non è solo dei pescaresi, ma è di tutti gli abruzzesi. È una delle manifestazioni laico-religiose che ospitano circa nei 3 giorni 40.000 persone. Mi sembra che è un evento che la regione Abruzzo, non solo, ma la città di Pescara ne possa prendere veramente, diciamo, di grande successo, e anche quella festa di Sant'Andrea è un file turistico di promozione della nostra città.